Gottardo, non posso dire qualche che vorrei dire in radio, ma vorrei dirlo, ma mi sto mantenendo. Che sono sempre i fautori, i sacchetti a perdere, i comunisti l'ascolto. Comunque, chi l'ha capito come la penso quella persona. Croccano, Leamaro Luciano, si sono inchiappettati entrambi nell'amplesso di Fongloria. Fufigno e altri coglioni che mi prendevano in giro. Chiedo e pretendo le scuse questa mattina in merito a quello che sta per accadere su questa guerra mondiale che, come ribadisco, inizierà dal 15-20 giugno e finirà verso entro agosto, penso entro luglio, ma sto largo entro agosto, con la distruzione totale della civiltà europea. Testi di cazzo, imbecilli, patentati e altro che non voglio dire. Oh, Gottardone. Oh, buongiorno, un cazzo di uvia, una merda. Ci sono quei due stanovisti dell'essere coglioni di Miguel Somi e Eros che si vede che non hanno ancora sfornato gli stronzi dal forno, stronzi caldi dal forno. E devono ancora mangiare, dunque scrivono già puttanata alle 6 e mezza del mattino. Quei due rincoglioniti totali lì. Però c'è anche l'ascoltatore di ieri che è stato accusato di avere, non mi ricordo, appena sepolto dai giardinieri di Bologna lì, che ha delle grandi verità da dire. Grandi verità c'è da dire. Diciamolo! Buongiorno Alberto, buongiorno. Volevo rispondere solo ai giardinieri di Bologna, che io rispetto tantissimo perché sono delle grandissime persone e soprattutto quello giovane mi sembra anche un ragazzo carino. Però vorrei dire al boss che il cazzo sepolto al massimo ce lo hai tu, perché per avere il cazzo sepolto devi essere un ciccione del cazzo e io sono tutto tranne che un ciccione. Ciao, buona giornata. Buongiorno Gottardo, sono qui in Romania all'aeroporto di Cluj, nuvoloso, freschino, ci sono 3 gradi. Ora vo a prendere un bel caffè, mi metto le cuffie e sento la trasmissione. Buongiorno Gottardone, sono le 5.49 qua a Liverpool e 9 minuti al morning. Gottardone, siamo a Salisbury, nella contea del Wiltshire. È luna di notte e tutto va bene. È in attesa che Morfeo, o chi per lui, ci accolga tra le sue braccia. Mi domando se quest'oggi saranno nuovamente loro a proferir parola ingabbiata a rutto, se i coretti bolognesi dal giardino incantato sfoceranno in baruffe chiozzotte, o se, come spero io, l'amore riporterà pace nei vostri animi inquieti. Stiamo a vedere. Perché a Pasqua, comunque, persino i morti, sapete, possono resuscitare. Vediamo cosa succede. Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o asgardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning Show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci comunisti, fighe imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning Show dalle 7 alle 9, se lo ascolti non ci crederai. 4-5 volte al giorno fanno l'amore, costano nel mare in mano 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning Show dalle 7 alle 9, è ora di finiamola con sto schifo. Morning Show, noi dobbiamo andare avanti. Buon
Buongiorno! 27 marzo 2024, San Ruperio. E ricordate, come diceva il mio amico Ezio Bosso, i sorrisi avvicinano più dei passi e aprono più delle chiavi. Ciao! Poteva? Non poteva andare meglio, potevo anche aprire il microfono, grazie a Simone Luni che me l'ha segnalato. Inizia il morning show, è un morning show che mi vede dolorante, ma vado avanti lo stesso, non vi racconto tutti i cazzi di salute che ho in questi giorni. Vi racconto invece di un tizio che è palestratissimo, gonfissimo, con, non sai, quei bicipiti con il venone grosso, tipo Davide di Michelangelo, solo che non sei fatto di marmo. Ecco, costui ha un agnellino in braccio e inizia a pregare. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Con la musichetta chiaramente sottofondo, perché lui ha in mano l'agnello di Dio, quello che toglie i peccati del mondo. No, quello che peserà 4-5 kg, secondo me, con il rosmarino in casseruola ci andrebbe benissimo. Però lui dice no, noi siamo delle merde e noi siamo quelle persone che fanno le guerre, che schifo gli uomini, che belli gli agnelli. Preti accusati di pedofilia, preti che si arricchiscono ai danni dei più deboli e dei poveri. Ah, addirittura, quello delle guerre allora arriva adesso. No. Quello delle guerre mi sa che l'ha proprio mangiato. Me lo sono mangiato. No, l'ha mangiato la macchina. Sentiamo Simone Luni che parla direttamente dall'oltretomba. Devi metterti con la bocca più vicina al microfono. Non devi rompermi i coglioni perché sto facendo 8 cose contemporaneamente. Mentre tu devi mettere solo la bocca davanti al microfono. Esatto. Non rompere il cazzo. Comincia già subito la mattina. È un bel clima questo morning di questa mattina. Sentiamo l'agnellaro contro le guerre. Abbi pietà della nostra crudeltà, perché noi esseri umani bombardiamo gli ospedali, spariamo su della popolazione inerme in cerca di cibo, uccidiamo ragazzi e ragazze solo perché appartengono a una religione diversa dalla nostra, mandiamo migliaia di ragazzi poco più ventenni a uccidersi l'un l'altro in una guerra che nessuno sa per cosa sta combattendo. E quindi poi se la prende con i preti, che prendersi con i preti, come avete sentito, va sempre bene. Preti e poi accusati di pedofilia, preti che si arricchiscono ai danni dei più deboli e dei poveri. Vabbè, cioè, voglio dire, adesso non è colpa degli agnelli se i preti si incurano i bambini, ma o i soldi, o entrambe le cose a volte, però non è che lo fanno tutti, lo fanno una piccola percentuale che però è salita alle cronache negli ultimi 20 anni. Sentiamo come finiranno quelli come me, che pensano che gli agnelli siano utili per essere mangiati, e quindi ne sbatti i coglioni se poi vengono macellati tipo 10, 20, 30 mila agnelli, in maniera coerente con il fatto che ad esempio ci sbattiamo i coglioni che vengono macellati di 10, 20 o 30 mila palestinesi a Gaza. Io non ho mai capito perché gli agnelli sì, i palestinesi no. Però sentiamo appunto costui che si incazza e dice: Dio sarà indifferente nei miei confronti. Io vi dico che loro nascono perché Dio gli ha fatto dono della vita, della salute e della libertà, libertà che tu essere umano hai deciso di reprimerti. Inoltre voglio rispondere anche a coloro che usano l'indifferenza nei confronti degli animali, di questi piccolini. Ma sì, è solo un agnello, ma sì, è solo un cane, ma sì, sembra che la cosa non gli riguarda, si girano dall'altra parte. Bene, io ti dico, ricordati che quando toccherà a te essere con le spalle al muro, quando per te non ci saranno più vie di uscita, quando tutto ti sembrerà perso e ti diranno l'unica cosa che ti resta è quello di pregare, sappi che la risposta di Dio sarà l'indifferenza. La stessa indifferenza che hai usato tu nei confronti delle sue creature. E quello sarà il giorno del tuo giudizio universale. Ricordati queste parole. Ma non ti permettere di rompere i coglioni a Simone Alunni. Te che sei lì col tuo cazzino marcio pieno di formaggio, che sei lì che te lo gratti, non fai un cazzo. Porta rispetto, anzi. Ora vai a casa di Simone e glielo ciucci anche. Merda. Scusate, ma questo sarebbe un prete, un palestrato o entrambe le cose? Ad ogni modo, non lo scartiamo sicuramente. Adesso questa qua, sentiamo un altro. Ma che vada in affanculo, Gottardo, questi animalisti. Guarda, io
apposta mangio agnello, voglio mangiare agnello da venerdì a lunedì tutti i giorni quest'anno, guarda, apposta loro, te lo fo a spregio. A spregio, va bene, questo qua mangia agnello da lunedì a giovedì. E invece c'è una agnellara, c'è una pecoraia, la Procace Pecoraia, che è in collegamento con noi, grazie per il tuo tempo Procace Pecoraia, e grazie per avermi invitato domenica sera a vedere il film di Giulia Innocenzi. È stata una cosa bellissima, anche perché è stato bellissimo leggere su Instagram i tutti i cazzi in faccia che stai prendendo in questi giorni. Cioè c'è una foto di Giulia Innocenzi, la regista di Food for Profit, questo documentario di cui ho parlato ieri, no? Giulia Innocenzi mette una foto innocente della pecoraia con la pecora Giulia, una pecora che pesa più di un quintale e che è stata portata con il pannolino al fiocchetto in testa dentro al cinema. È successo il finimondo, l'apocalisse, messaggi del tipo: è allucinante come non vi poniate il minimo di ascolto, questo è un maltrattamento, sfruttamento, ridicolizzazione, come rifugio abbiamo ritenuto importante partecipare ad un dibattito, ma insomma la pecora che è dentro al cinema non è piaciuta a nessuno. Pecoraia, come ti senti dall'altra parte della barricata? Come ti senti trattata come il peggiore dei macellai dai tuoi amici animalisti? Come ci si sente? Beh, diciamo che animalisti, amici animalisti è un parolone, io direi animalari, perché queste persone purtroppo non fanno parte per me del mondo animalista. Detto che a me queste cose scivolano addosso, perché io conosco Giulia, conosco chi l'ha vista, l'hai vista anche tu, voglio dire, non credo che nessuno abbia visto un animale sofferente in un contesto, tra l'altro, che non era una discoteca o quant'altro, ma era un contesto dove lei era tranquillissima, e io, ripeto, conosco i miei animali. Ha preso anche detto sonno. Questo a un non... certo punto ha preso anche sonno, cioè per cui, esatto, a me non interessa e mi scivolano addosso queste critiche, perché purtroppo ci sono i soliti animalari da tastiera che magari però non hanno mai visto una pecora in vita loro. Però attenzione, perché c'è Marco Vegan, per esempio, che scrive: credo che per la pecora portata in un ambiente naturale per lei, con luci, voci, schermo luminoso, un certo volume, sia stato uno stress. Alla luce del film, questo è un controsenso enorme. 199 like sotto il commento. Sì. C'eri anche tu, non c'era assolutamente, non c'erano assolutamente luci che potevano dar fastidio. Lei si mangiava la moquette, insomma, in qualche maniera si sarà rotta. Ma quale moquette? No, come no? Vabbè, sì. Ma lei sgranocchia sempre, comunque sempre qualcosa anche a casa. Okay. Ma detto questo, ripeto, a me non interessa. Però la porti in giro in macchina la pecora, non è che si stressa la pecora in macchina. No, ci sale da sola, anzi a lei piace molto girare in macchina e guarda fuori, e quindi parliamo di 2-3 ore che ci siamo mossi da casa, non parliamo di un viaggio di chissà quanto tempo, e siamo stati lì, tanto che hai detto anche tu si era anche addormentata. Ma ripeto, a me queste cose scivolano addosso. Ho ricevuto tantissimi invece altri messaggi da parte di veri attivisti animalisti tra ieri sera e stamattina. Sono veri quelli che sono dalla tua parte e quelli che ti scrivono: salvare una pecora non vi dà automaticamente la libertà di farne quello che volete, e se la gente non capisce il problema dello sfruttamento spettacolarizzato. Come rispondi a questo sfruttamento spettacolarizzato? Allora, io non porto Giulia sicuramente agli eventi tutti i giorni, allora sarei attaccabile in questo senso. Io prendo un animale, me lo porto a scuola, me lo porto in giro in macchina tutti i giorni, di qua e di là. Che differenza c'è tra te e quello che gli mette il tutù all'orso e lo fa ballare al circo, per esempio? Ok, allora Giulia lo fa, io non ho mai imposto a Giulia di fare niente, ok? Insomma, la porta Giulia al guinzaglio, se la porti al guinzaglio vuol dire che lei vuole andare a destra e tu la porti a sinistra. No, io la porto al guinzaglio, poi tu hai visto benissimo che io Giulia l'ho lasciata proprio libera senza tenerla al guinzaglio, cioè il guinzaglio ce l'ho per una questione di sicurezza quando l'hai in giro, ma dentro al cinema io l'ho tranquillamente liberata, Giulia ha girato da sola per il cinema senza nessun problema.
il problema dei circhi, il problema degli animali fatti esibire davanti alle persone, io credo che sia palese questa cosa, cioè vuol dire che gli animali si debbono esibire in posizioni innaturali. Io Giulia non l'ho mai fatta addomesticata a far niente se non quello che vuole lei, potresti addestrarla. Io vorrei che tu la addestrassi a saltare dentro un barbecue, per esempio, potrebbe essere una cosa. Ma non lo farei mai, neanche non farei mai niente di, che Giulia non voglia fare. Non voglia, e certo. Ripeto, soprattutto, gli animali nei circhi che si esibiscono si devono esibire nel giorno e nell'ora e al momento in cui decidono loro. Quindi no, io ho portato differenza. Giù. C'è una grossa differenza. Ma c'è una grossa differenza. Ti sì? Faccio sentire un po' di messaggi. Procacce pecoraia. Ancora certo. Un nuovo pensiero del chilo e 400 grammi di agnello che mangiai a Puerto Natale in Cile da Don Ciccio con 1,5 litri di vino. Non mi viene ancora l'acquolina in bocca. Questa fancazzista nata nulla facente che viene accusata di maltrattamento di animali. Alberto, qua non uno, non due, ma mi compro 8 pacchi di Conde Riso, Alberto. Da vegana quale sono, dico Marco vegan che vada tranquillamente a farsi una pippa, perché la nostra pecoraia ha solo che da insegnare a tutti quanti a come vanno trattati e rispettati gli animali. Sì, Lulu, arrivo, ecco, eppure li rispetto e non li mangio. Guarda Alberto, che la cosa più grave non è tanto quello che ha fatto la pecoraia, perché tanto ormai l'abbiamo conosciuta, un esibizionista e anche idiota a mio punto di vista. È quello che fa Giulio Innocenzi, che ride insieme alla pecora, invece la dovrebbe redarguire dicendogli: guarda, ma che cazzo stai facendo? Perché così è un maltrattamento degli animali, non è un miglioramento della loro vita portandola in giro come una Madonna pellegrina con un fiocco del cazzo in testa e un pannolone a una pecora. Bisogna essere totalmente imbecilli, non solo la pecoraia ma anche la Innocenzi. Vedi perché poi le persone non le prendono sul serio questi documentari, questi fantomatici reporter. Non ho imposto mai a Giulia a fare niente, ma vai a fare con questo e anche un insegnante, Dio sudicio. Cioè pecoraia, non è che quelli lì che ti prendono a cazzo in faccia non sono veri animalisti, te invece hai la sapienza dentro e sei tutto te. C'è gente che non la pensa come te, punto, basta. Ma anche guano scivola addosso, però è sempre guano. C'è sempre qualcuno più estremo di te, e quindi questi qua in fondo hanno ragione. L'animale non deve essere umanizzato, la pecora deve stare a un pascolo. Possiamo dirlo che ha rotto i coglioni, che non la sopporta più nessuno, sta qua che c'ha la voce da vecchia rincoglionita. Basta. No, ma basta, non chiamarla più, mica. Ma a me piace. A veramente, me piace, fa venire il latte ai coglioni. Vabbè, pazienza. A me piace sentire la pecoraia, però procacce pecoraia, come hai sentito, ne hai un po' dalla tua parte e un po' contro, però mi dispiace darti una brutta notizia. Hai la serpe e la serpe in seno. Ti faccio sentire la serpe in seno. Il papà fascista che vi ho fatto conoscere io è sbocciato un grande amore tra la pecoraia e il papà fascista che era di fianco alla pecoraia, però anche il papà fascista è contro di te. Questa si chiama semplicemente manipolazione degli animali, cioè vuol dire strumentalizzare un animale. Il giorno di Pasqua che vado a messa la domenica, cosa faccio? Mi porto via i cagnolini perché non li posso lasciare a casa da soli. Andate a fare in culo, animalisti. Hai capito pecoraia, cioè persino il papà fascista hai contro. Ne avete discusso? Non mi interessa. Dai, abbi pazienza. Dovrai scegliere. No, non mi interessa.
dovrai scegliere tra il papà fascista e la pecora. Allora te la tolgo io di mezzo per pur di veder continuare il vostro amore, te la tolgo io la pecora, la porto, la tengo io in giardino. Guarda, la tengo io, vado a comprarmi un set di coltelli e la tengo io in giardino e vado a mettere un piccolo palanco, perché pesa più di 100 kg, su una trave della veranda che ho, e poi la tengo io in giardino. Poi se ti chiamano e che sentono belare, sì, sentono belare circa per un minuto. Ma pecoraia, dai, cioè anche il papà fascista non crede che tu abbia fatto una bella cosa. Tienla a casa quel cazzo di pecora, perché la porti in giro? Ma diciamo che io continuerò questa missione, quindi di far conoscere. Sì, per me è una missione. Io non sono come, come parlano in tanti, ma soprattutto mi dispiace per le persone che mi conoscono e che hanno visto anche Giulia, tipo il papà fascista, ok? Che io ripeto, ognuno avrà le sue idee, ognuno ha i suoi, le sue idee anche estreme, che se le tenga pure. Dondante Carraro va a salvare migliaia di persone con il QAM in Africa, e lui ha la sua missione, e tu invece hai la missione di andare in giro con la pecora al guinzaglio. Ma sai Alberto, ci sono persone che dicono, ma io mi mangio l'agnello anche prima, mi mangerò l'agnello. Ma mangiatevelo, cioè io non sono qua ad imporvi le mie scelte alimentari, io vi sto solo facendo vedere che un animale che è considerato solo un animale da reddito e da carne può vivere tranquillamente in un contesto domestico. Ora, rispettando e rispondo all'altro troglodita che ha parlato prima, rispettando le sue esigenze biologiche ed etologiche, Giulia è libera insieme a Taddeo al pascolo tutto il giorno, senza fiocchetti, senza pannoloni e quant'altro. Quindi sono quelle due ore che danno fastidio alle persone, perché io porto il mio animale domestico a fare una passeggiata con me, ma per piacere, siete proprio, e poi dite che siamo noi gli estremisti e quant'altro. Voi fatevi, voi dovete andare a farvi curare tutti quanti, perché avete detto non tutti quanti, per carità, alcune persone dovrebbero andare a farsi un bel esame di coscienza. Perfetto, questo è il punto di vista della procaccia pecoraia. Grazie pecoraia, sentiamo i nostri ascoltatori. Ma sai qual è il problema degli animali? Che praticamente anch'io ho anatre, galline, le compro per fare le uova, poi dico vabbè, quando saranno vecchie faccio il brodo, ma poi ti affezioni perché le vedi tutti i giorni, gli dai da mangiare e ti affezioni, e allora che fai? Devo chiamare un altro che me le ammazza, vabbè, poi le taglio io. Secondo me Fascio Daddy questa volta le prende. Per rispetto del papà fascista non dico niente. Il problema è che siete tutti parassitati e avete gli arconti dentro di voi che agiscono nella vostra mente e vi fanno mangiare la carne, perché così poi diventate tutti satanici e loro se la godono, vi succhiano anche le palle, non solo l'energia che avete. Ciao belli. Ecco, vedi Alberto, io questa signora già d'età avanzata la vedrei bene in Two Girls One Cup. Sì, come protagonista. Basta! Devi dire alla Wonder Woman degli animali, però, Alberto, che è un esempio. La salmonellosi si prende dalle uova che ti porta il contadino del cazzo a casa per prendere 50 centesimi. Non da quelle che ci sono sugli scaffali e che magari provengano da allevamenti intensivi. Ecco perché ci sono anche gli allevamenti intensivi. Spiegaglielo un po' a questa signora. Credevate di ascoltarvi tutto il podcast. E invece questo è l'antipasto, che con un po' di sadismo abbiamo deciso di mettere disponibile a tutti quanti. Ma per continuare ad ascoltare la puntata devi abbonarti, cioè clicchi sul link successivo, quello con il lucchetto, quello con scritto a pagamento, e paghi. Se no, ascolti solo gli antipasti.